1, 2, 6, 9! Siamo qua con Enrico De Luca dei Radio City, che durante il dibattito per la costituzione dell'associazione Boground ci ha parlato della mitica Bologna La Rock. Che cosa succedeva negli anni Ottanta a Bologna? Bologna era molto in fermento, c'erano dei ragazzi che, seguendo l'esempio delle band inglesi che erano venute fuori col punk e con la new wave, avevano avuto l'idea di prendere in mano una chitarra o uno strumento e iniziare a suonare, anche se non erano assolutamente capaci di farlo. Però la cosa bella è che chiunque poteva suonare, bastava avere qualche idea. La cosa molto bella, che adesso per esempio non c'è più, perché adesso si guarda più altre cose, alla tecnica e al fatto se fai musica di un certo genere o commerciale o non commerciale. Invece in quel periodo, e questa era la cosa che caratterizzava il movimento, bastava avere qualcosa da dire per suonare, e questo era bellissimo. E cosa pensi rispetto a Boground? Può diventare, oltre a un'associazione, anche un movimento, qualcosa che permetta ai gruppi di avere un credito anche al di fuori di Bologna, poter andare in giro a suonare? Ma io spero che possa farlo, se riesce a far passare l'idea che la musica a Bologna fa parte della cultura della città, fa parte della cultura di persone che sentono la necessità di suonare, di ascoltare musica. Se passa questo messaggio che la musica fa parte della cultura di Bologna, sicuramente avrà successo Boground. Si riuscirà a tornare come probabilmente come in quel periodo lì.